com'è la pizza? Buonissima. Servita da un 5 stelle, è ancora più buona. Chi gliel'ha servita a lei? Bernini. Che pizza ha preso? Boscaiola. Salsiccia e funghi. Ad oggi, facendo i camerieri, abbiamo raccolto 2.400 euro a Bologna, 3.700 a Roma, 3.500 a Milano, 1.800 a Palermo, 1.600 a Brescia, 1.560 a Trapani. Una media di 5 euro a persona che partecipa alle nostre cene, non come il signor Buzzi, boss di Mafia Capitale, che ne dà 10.000 euro per partecipare alle cene renziane. No, volevo sapere se era stato invitato Marino. Io non l'ho invitato, eh. Credo che sia venuto lo stesso perché si è mangiato le pizze dei signori che non l'hanno... Solo scontrino poi, se lui l'ha ritirato. Ho tolto tutto, carta di credito, carta del comune, hanno tolto tutto, è rimasto proprio... Sei rimasto con la fame da pizza, giustamente. Vabbè, ma gliela diamo volentieri, insomma, no? Così se ne torna a casa con la pancia piena, no? Non credo sia stata soltanto colpa di Marino, credo che ci siano delle colpe politiche forti da parte del Partito Democratico che in un qualche modo o ha sottovalutato o in un qualche modo non ha visto quello che doveva vedere. Marino ha le sue responsabilità, ma è il Partito Democratico, ancora di più il Partito Democratico Romano, che ricordo che la Madia lo descrisse come una quantità di piccole associazioni delinquenziali territoriali, questo lo disse la Madia, io non me lo dimentico, che è davvero un partito pericoloso. Marino sta oltre la frutta, lui ha chiuso. Ma io speravo che se ne andava pure prima, però... Il Movimento 5 Stelle è pronto a governare Roma? Per me sì, è una cosa grossa, però penso che sono in grado, perché sono tutti ragazzi, giovani, con le idee buone e con la testa sulle spalle. Alice, Napoli... Alessandro sarebbe la persona giusta. Alessandro sarebbe Di Battista. Buon sindaco che c'è. È anche un rischio per il Movimento 5 Stelle prendere Roma. Diciamo anche questo, un rischio grosso. È un grosso rischio perché un fallimento a Roma potrebbe essere un fallimento del Movimento 5 Stelle. Vabbè, è una grossa sfida, però io sono assolutamente convinta. Alla fine... Valgono le idee, ma valgono anche le persone. Il movimento è pronto a governare Roma? Me lo auguro. Deve studiare parecchio, però, perché non è facile governare Roma, soprattutto oggi. E soprattutto non bisogna essere convinti di essere più bravi degli altri.